Ordine dei Cacciavillari, dei dottori commercialisti, ha istituzionalizzato un premio impresa territorio. Con questo premio si vuole far evidenziare quelle che sono le eccellenze imprenditoriali della Calabria e soprattutto si vuole far figurare che il commercialista è la centralità di quelle che possono essere le attività economiche. Noi commercialisti viviamo le imprese, vediamo i loro patemi e le loro preoccupazioni e quando dicono che il bilancio sono numeri aridi, non è vero, perché il bilancio non è altro che l'espressione di una vita aziendale fatta di economia, di intraprendenza, di puntualità e di miglioramento gestionale. Il premio che noi abbiamo istituito ha uno scopo specifico, cioè quello di accorpare quelle che sono tutte le economie calabrese, fra tutte queste economie della regione, parliamo della provincia di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio e di Vibo, tra queste economie si cerca di far emergere quelle imprese che più di ogni altro ha attuato un'attività sociale e soprattutto ha incrementato l'occupazione, oltre ad un fatturato che sostanzialmente risponde a quelle che sono le esigenze economiche di un'azienda. È vero che la Calabria sta segnando tanto dei timidi segnali di ripresa, ma è pur vero che l'arretratezza è ancora molto lontano da un'economia probante e significativa, anche se la Calabria può contare su delle eccellenze imprenditoriali, qui mi riferisco in modo particolare a quelle che noi abbiamo da queste parti, dove l'economia locale, quale può essere l'Assolac, Campoverde, l'Osas, Calabria Latte e così via, senza dimenticare l'imprenditoria eccellente negli altri luoghi che in questo momento vengono alla mente sicuramente Pippo Callipo, che è riuscito a fare delle cose egregie e che è un fiore all'occhiello di quella che può essere l'economia calabrese. Il premio è stato assegnato con una segnalazione, quindi con un giudizio, da parte delle presidenze dei maggiori enti economici calabresi. Fra i tanti è stata scelta un'impresa che lavora prodotti locali, quindi pure questo è un fatto importante perché è un po' il ritorno a quelle che poteva essere l'economia di un tempo, è ubicata come dicevo in Spezzano Piccolo e risponde al nome di Fernando Rota SRL. È una società modello, è una società eccezionale, una società che si è posta all'avanguardia per la qualità dei prodotti, per la socialità e per l'occupazione, che è sicuramente un beneficio che non può essere riportato ai soli imprenditori, ma ridonda a beneficio di tutta la collettività.